in corso la crisi delle migrazioni più grave dal secondo dopoguerra. Quali sono le possibili soluzioni? Le interviste del videogiornale. Irene Milisenda. Proseguono incessantemente flussi di profughi e migranti dall'Africa e non solo, verso la Sicilia e l'Europa. Ogni giorno giungono in grande numero, formando immense masse, uomini, donne e bambine, anche piccolissimi. Credono di trovare qui un mondo decisamente diverso da quello che scelgono di lasciarsi alle spalle. Nella maggior parte dei casi non hanno documenti con sé, ma si dicono dotati di buona volontà di rimboccarsi le maniche e svolgere anche lavori più umili. Vengono portati nei centri di accoglienza, appositi, ricoverati negli ospedali se necessario, trasferiti e distribuiti in più città e paesi. Insomma, si cerca di fare il possibile anche per loro, ma non sempre è così semplice come dirlo a parole. La loro situazione, d'altronde, è così ingarbugliata e tesa che sarebbe disumano rifiutarsi di ospitarli, di darle asilo e opportunità di lavoro. Ma la presenza di tanti extracomunitari nel nostro territorio sta creando allarme, ansie e un senso diffuso di insicurezza su cui si sta speculando tanto. E se da un lato Papa Francesco invita le comunità cristiane ad essere solidali e a continuare ad accogliere, dall'altro lato c'è ad esempio Matteo Salvini, leader della Lega, che tenta in tutto e per tutto di far comprendere alla gente che accogliere tutta questa gente rappresenta in realtà un business finanziato a spese di chi paga le tasse. Perché i soldi degli italiani vengono usati per pagare vitto, alloggio a chi arriva nella nostra terra illegalmente. E ancora la proposta del presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, di bloccare le partenze, impedendo loro di partire con il blocco navale, o meglio ancora, con campi profughi in Libia su iniziativa ONU. Rispetto al tutto, il governo italiano e quello europeo rimangono al centro dell'analisi. Da troppo tempo si passano la palla con un rimando delle responsabilità che ha spesso delineato una sostanziale impreparazione rispetto al problema. Abbiamo ascoltato le considerazioni di alcuni cittadini agrigentini con alcune domande in via Atenea. Soltanto cercare di accoglierlo nel migliore dei modi, non così. Più accoglienza. Accoglienza, buona accoglienza, così la gente invece, avendo i soldi in tasca, non disturba gli altri. Secondo me le misure giuste da prendere, che lo Stato esterno, diciamo, Europa e anche a livello internazionale, essere un aiuto a questi poveracci che vengono da una terra che c'è sempre la guerra e purtroppo dispiace, però se queste, diciamo, nazioni non danno un aiuto, noi non ce la possiamo fare, diciamo, accogliere tutta questa gente che dispiace, che affrontano il mare, muoiono sotto, diciamo, i scafi in coperta, dispiacciono, però noi non è che ci possiamo fare niente. Io li accoglierei. Quindi più accoglienza e più solidarietà. Quello sicuramente, perché vedendoli, già io vedendo i telegiornali dispiace moltissimo. Il governo non sa che doveva fare, diciamo, delle cose. Secondo me dovrebbero comunque aumentare i posti per queste persone, perché sono abbastanza in difficoltà. Anche come posti letto, lavoro, perché sono persone come noi e alla fine hanno bisogno d'aiuto. Ma io non lo so quale deve essere, però è ora di finirla con questi sbarchi. Arrivo punto che saranno spostati in auto e ne tengono fuori a Napoli. Mia moglie mi dice che sono razzista, io dico no, razzista, perché su assassa non fanno niente, capiscono politici, non voglio dire termini brutti, ma non capiscono niente. Che se l'Europa non aiuta, un nevolo, basta, firmatele già, se sono a Libia e le portano pure qua, se sono già nelle vicinanze della Libia e le portano pure qua, vuol dire che hanno sotto una coma, qualcosa c'è.